Mettere la prua sulla Sardegna per una crociera non è più un privilegio di pochi eletti. L'isola è una delle più belle del Mediterraneo per la sua varietà e per la sua storia geologica antichissima. Il paesaggio, modellato da millenni di piogge e venti, è dominato dalle rocce che incorniciano un mare spesso incredibile. La presenza dell'uomo sull'isola fin dalla preistoria è attestata dai numerosi scavi archeologici e monumenti. La pastorizia è ancora molto importante, mentre l'attività mineraria si è in questi ultimi anni molto ridotta. Navigare in Sardegna, scoprire cale, isole e isolette stupende, sarà un'esperienza irripetibile, a patto di ritrovare un po' dell'antica saggezza marinara e di rispetto per la natura, cosa di cui tanti in passato hanno dato prova, dai fenici ai solitari inglesi. Lasciando Palau, troviamo Capo d'Orso, riconoscibile dalla caratteristica forma della collina omonima. Sull'estremità c'è il fanale costituito da una torretta bianca con lanterna e nei pressi una casa bianca a due piani. Un miglio circa a sud di Capo d'Orso, Cala Capra è una piccola insenatura con due moletti che offre un discreto ridosso dai venti del terzo e quarto quadrante. Il molo attraccabile è il più esterno, sulla testa del quale c'è un fanale a luce verde fissa, portata a 4 miglia. Golfo Saline è un'ampia insenatura che va da Capo d'Orso a Punta Saline. Ci sono due buone possibilità di ridosso sulla parte nord davanti a spiagge sabbiose in 3-4 metri d'acqua. La protezione è da Maestrale, ma anche da Ponente e Libeccio. La lunga spiaggia di Barca Bruciata termina con la punta omonima. Punta Arzachena è caratterizzata dall'alto pilastro bianco. In questa zona sono vietati sia l'ancoraggio che la pesca e conviene navigare larghi anche per la presenza di secche a nord-ovest della punta.
Cala Porteddu è presente un moletto e una banchina per barche di limitato pescaggio. L'isolotto di Tsiu Paulu è circondato da secche e scogli, perciò si deve passare ad almeno 200 metri. Ma è anche il riferimento preciso per una zona di ottimo ridosso dai venti del terzo e quarto quadrante, con fondo buon tenitore sia a sud che a ovest dell'isolotto. Cannigione, sulla riva ovest, in fondo al golfo di Arzachena, è un porticciolo costituito da un largo molo che ripara da greco e tramontana e pontili galleggianti. In testa al molo c'è un fanale a luce fissa verde. Il vento di traversia è il maestrale che scende lungo la collina. In banchina si trova acqua, carburante, elettricità, gru e officina. In paese, davanti al porto, è possibile trovare altri servizi e approvvigionamenti. Cannigione è una delle mete storiche delle barche della scuola di vela di Caprera ed è normale trovare i caprerini fare ormeggi, prese di gavitello e altri esercizi. Sulla riva est del golfo di Arzachena c'è il porto di Calavitta. Oltre all'isolotto Mucchi Bianchi, occorre tenere presente la secca Tremonti di fronte alla baia segnalata da una boa. Calavitta offre un buon ridosso dai venti del primo e secondo quadrante. Non vi sono fanali. Anche la parte nord della grande cala Mucchi Bianchi offre un ridosso migliore di quanto non sembri. Il posto è isolato e disabitato. Lo scenario meraviglioso. Il fondo, buon tenitore. Capo Tremonti è caratterizzato da un'imponente costruzione appoggiata a uno dei tre grossi massi che danno il nome alla punta. Sulla costa, tra il capo e Cala Battistone, sorgono le costruzioni del grande complesso alberghiero Baia Sardinia.
A Cala Battistone, un pontile di 70 metri offre un ormeggio alquanto precario. È più consigliabile stare alla fonda. Lungo la costa rocciosa e frastagliata troviamo Punta Battistone. Stentino dell'Orso è una profonda e stretta insenatura ai piedi di un villaggio turistico, Poltuquatu. I fanali all'ingresso, portata a 4 miglia, consentono individuazione e accesso anche di notte. Ottimamente ridossato, Stentino dell'Orso offre anche molti servizi: carburante, acqua, elettricità, gru mobile. In paese poi, o al centro servizi, si possono soddisfare altre esigenze. L'iscia di vacca è un buon ancoraggio. Procedere con cautela per gli scogli affioranti. Il fondo è di alghe e sabbia e la secca all'interno è segnalata da una meda. Per grosse imbarcazioni è consigliabile passar fuori l'isolotto Cappuccini. Nessun pericolo invece nel passo delle bisce tra l'isola e Capoferro. La secca del Cervo, segnalata in estate, è a mezzo miglio circa a nord-est di Porto Cervo. Il porto è di facile accesso sia diurno che notturno grazie ai fanali che tirano a 6 miglia. Qualche difficoltà ci può essere a riconoscere l'imboccatura da lontano di giorno. Il porto, essenzialmente turistico, comprende tre aree. Il porto vecchio con carburante e acqua in banchina. La Marina, dotata di tutti i servizi, offre anche l'assistenza delle principali marche di motori, gru mobile e quasi tutto l'immaginabile. Frequentatissima in alta stagione, non è sempre possibile trovare un ormeggio. La rada di Porto Cervo è a dritta entrando. I bassi fondali esistenti sono normalmente segnalati. Può esserci un po' di traversia con vento da levante, ma il vantaggio economico sarà innegabile.
Uscendo da Porto Cervo in direzione sud, troviamo un tratto di costa orlato di scogli e caratterizzato da passaggi difficili. Occorre procedere con prudenza dopo un attento esame delle carte nautiche. Golfo Pevero è un'ampia baia che offre un buon ridosso dai venti del secondo e terzo quadrante. Siamo in Costa Smeralda e capita di trovarsi alla fonda in compagnia di splendide barche. Presso la riva sud-est di Golfo Pevero c'è una secca di 3 metri. Il passo delle galere è una scorciatoia tra le isole Linibani e la costa. Provenendo da nord, il passaggio è immediatamente visibile e facendo attenzione agli scogli tra isole e costa si può fare. Le isole Linibani sono rocciose e disabitate. Un fanale è posizionato nell'isolotto più a nord, ma rimane spento dal 1 ottobre al 31 maggio e comunque è difficilmente utilizzabile per fare il passo delle galere di notte. Venendo da sud, l'inconveniente più grande è causato dalla presenza dell'isola delle Rocche, che copre le isole Linibani, e perciò i due passi possono essere confusi. Quello delle Rocche non è navigabile. Porto Liccia è una baia a nord di Porto Capaccia, ridossata dai venti del terzo o quarto quadrante. Il fondo non è buon tenitore. Punta Capaccia, orlata di scogli, consiglia di passare larghi. Fare attenzione agli scogli Capaccia a sud della punta, segnalati ma non sempre visibili, specie con cattivo tempo. Porto Ramazzino, a sud della punta, è un discreto ancoraggio diurno. Le isole dei poveri sono le punte emerse di una vasta zona di bassi fondali che si estende per mezzo miglio a est. Una meta luminosa fissa segna una secca isolata. Più a sud c'è un arcipelago di isole che comprende Mortorio, Mortoriotto, Soffi e Le Camere. Sono disabitate e brulle, ma all'occorrenza possono offrire comodi ridossi. Punta Capriccioli. A dritta, entrando in Cala di Volpe, è orlata di pericolosi scogli affioranti e sommersi. Thank you.
Cala di Volpe offre un buon ancoraggio. Occorre tener presente che anche qui i fanali vengono tenuti accesi solo dal 1 giugno al 30 settembre. Due mede segnalano una secca di 2,70 m. In fondo all'insenatura, un lungo pontile consente l'ormeggio a barche di modesto pescaggio. Cala Liscia Ruia è una piccola baia ben ridossata sotto punta ligata. Occorre fare attenzione ai numerosi scogli affioranti e sommersi. L'isola di Portisco offre l'opportunità di un ancoraggio. Lo si potrà fare a circa 600 metri a sud-sud-est dell'isola in 15 metri di acqua. Il marina di Portisco, modernamente attrezzato, è dotato di tutti i servizi e ridossato da tutti i venti. Thank you.
Il porto di Cugnana, ben ridossato da quasi tutti i venti, a fondo di sabbia e alghe, buon tenitore. Termina con una laguna salmastra con bassi fondali. Punta Nuraghe è un discreto ancoraggio temporaneo. Porto Rotondo appare dal mare come un agglomerato di case dal tetto rosso. L'imboccatura del porto è visibile solo avvicinandosi. Eccellentemente ridossato e fornito di tutti i servizi. Il marina di Porto Rotondo è a gestione privata. L'ormeggio e la sosta sono comunque consentiti in caso di cattivo tempo o forza maggiore. Punta della Volpe è circondata da fondali pericolosi. Conviene doppiarla al largo. Sulla punta sorge una villa che assomiglia a un fortino. Caratteristici sono il tetto rosso e un camino bianco. Circa 160 metri a nord della punta, uno scoglio affiorante è segnalato da un'asta. È il punto più alto di una secca. Conviene passare a non meno di 80 metri a nord dal segnale. Nel golfo di Marinella, nella zona segnata sulle carte, sono vietati ancoraggio e pesca a strascico per la presenza di cavi sottomarini.
In fondo al golfo di Marinella c'è la possibilità di entrare in uno dei due porticcioli privati. Porto Oro può ospitare in tutto 50 barche. Si entra attraverso uno stretto canale. Ben ridossato, offre una quantità di servizi. La marina di Punta Marana, sempre privata, può ospitare 300 barche, ben ridossata da tutti i venti. Può esserci un po' di traversia con vento da nord-ovest. Due file di gavitelli all'imboccatura facilitano ulteriormente l'ingresso. In banchina c'è acqua, carburante, elettricità, gru mobile. Navigando verso sud, si deve fare attenzione alla secca a nord di Punta del Cannigione e, facendo rotta verso Capo Figari, passare ad almeno 500 metri da Punta del Mortale. Doppiato Capo Figari, appare Figarolo, una piccola isola rocciosa e disabitata. Lo stretto fra Figarolo e Capo Figari è navigabile. Il porto di Golfo Aranci è costituito da tre moli orientati per sud-ovest destinati all'approdo del traffico commerciale dei traghetti. Alla radice del molo più a nord si apre un porticciolo peschereccio nel quale si può trovare ospitalità. Come tutti i porti pescherecci è provvisto dei servizi essenziali, acqua, carburante, gru. I fanali, accesi tutto l'anno, rendono sempre possibile l'ingresso. Il porticciolo di Baia Caddinas, a circa un miglio da Golfo Aranci, è privato e destinato al diporto. L'accesso al porto è segnato da quattro coppie di boe rosse e verdi. Con scirocco forte, entrare diventa molto pericoloso. Oltre a un buon ridosso, offre acqua, carburante, gru, energia elettrica. La costa fra Baia Caddinas e il porto di Olbia non offre grandi possibilità di approdo e ancoraggio, se non temporanei.
Il faro di Isola della Bocca è il punto cospicuo per individuare l'ingresso al porto di Olbia. Boe verdi e rosse segnalano il canale da percorrere fino in vista del lungomolo con un faro a lampi bianchi destinato al traffico di traghetti e navi. All'interno della rada vi sono ampie zone di mare destinate alla coltura dei mitili. A nord del molo ci sono numerosi cantieri attrezzati per tutte le esigenze. A sud del molo, il canale, sempre segnalato da Boe, ci guida al distributore di carburante, dove è anche possibile ormeggiare, e alla piccola darsena riservata al diporto accanto allo yacht club. Olbia è una delle città più importanti della Sardegna, testa di ponte per le comunicazioni sia marittime che aeree con il continente. Il porto è ben fornito di servizi e offre grandi possibilità di eventuali riparazioni. La cittadina non è bellissima, ma vivace e ospitale. Se si esclude la cattedrale romanica di San Simplicio e il pozzo sacro di Satesta, non presenta monumenti degni di interesse. Nella parte sud del Golfo di Olbia, dopo aver doppiato Punta delle Saline, navigando larghi si può trovare buona fonda a Liscia delle Saline, sia da una parte che dall'altra dell'isola Patronfiaso. Si è ben ridossati dai venti del secondo e terzo quadrante. Dopo Liscia delle Saline, la costa mantiene un aspetto accidentato. Punta Ruia è caratterizzata da un pilastrino piramidale eretto su una roccia. Fra Punta Ruia e Capo Ceraso, oltre a numerosi scogli, c'è una secca segnalata da una boa da passare a nord.
Un'altra boa è ancorata sul limite della secca che si protende a nord di Capo Ceraso. Nelle vicinanze ci sono numerosi scogli, alcuni segnalati da Mede. Nel tratto di mare tra l'isola di Tavolara e la costa che va da Capo Ceraso a Porto Istana sono vietati ancoraggio e pesca a strascico. La costa da Capo Ceraso è frastagliata. Nelle sue insenature e a ridosso delle isole che la fronteggiano è possibile l'ancoraggio. Porto Costa Coralli, nel golfo di Spurlattà, è un porticciolo privato ben attrezzato con fondali massimo di 2 metri. Di fronte alla costa, detta corallina, disseminata di ville, vi sono varie isole più o meno grandi. Fra tutte spicca Tavolara. A Punta Timone, estremità nord di Tavolara, vi è il faro, riferimento delle traversate dall'Italia. Tutta la zona nord-est dell'isola, fino a Cala Spalmatore di Fuori, è interdetta alla navigazione entro 300 metri. Cala Spalmatore di Terra è l'unico ancoraggio di Tavolara. Il ridosso è ottimo per venti del primo e quarto quadrante. Il fondo di sabbia è buon tenitore, il panorama e i fondali stupendi. Tra Punta Spalmatore e Isola Piana c'è una secca. A nord di Punta Don Diego, tra Isola Piana e Isolotto Rosso, c'è una nave affondata che emerge parzialmente, attorno scogli affioranti. Porto della Taverna è un buon ridosso sulla costa. Per accedervi è sconsigliabile passare tra l'Isolotto Rosso e Punta Don Diego. Il fondo di sabbia e rocce è buon tenitore. Isola Molara, rocciosa e impervia nel versante nord, è per il resto ondulata e in parte coltivata. L'isolotto Molarotto a est di Molara è conico e rossastro. Tra le due isole c'è un gruppo di scogli detti cerri. Di fronte a Molara c'è Cala Coda Cavallo. Per entrare si deve evitare di passare tra l'isola Proratora e Capo Coda Cavallo. Il ridosso è ottimo, il fondo buon tenitore.
I fondali della costa a sud di Capo Codacavallo sono irregolari, conviene quindi navigare con prudenza e carte. Andando verso Porto Brandinchi, occorre lasciare a dritta Isola Ruia, poiché tra l'isola e la terra non c'è fondale. Si deve passare tra l'isola e la secca dello scoglio Testa di Moro mezzo miglio a sud. Porto Brandinchi è un ancoraggio sconsigliabile con venti del primo e secondo quadrante. È composto da due insenature con spiagge di sabbia bianchissima divise da punta del capecciolo. Punta Sabatino è orlata di scogli e bassi fondali. Qui comincia la lunga spiaggia bianca di San Teodoro, dietro la quale c'è lo stagno omonimo. Il paese di San Teodoro, a sud dello stagno, è notevole per il campanile bianco e per un serbatoio rossastro. La costa, proseguendo verso sud, non offre porti o ancoraggi fino al Marina di Ottiolu. Bassi fondali e scogli sconsigliano una navigazione troppo sottocosta. Soprattutto ci si terrà larghi da Punta Ottiolu e, volendo andare al Marina, ci si dirigerà sul fanale verde con rilevamento di 260 gradi. I fondali attorno all'isolotto Ottiolu sono pieni di scogli e secche. Girare larghi almeno mezzo miglio. Lo stretto fra isola e costa non è navigabile. È un moderno marina, buon ridosso dotato di buoni servizi, carburante, acqua, gru, elettricità.
La costa, proseguendo verso sud, appare piatta e sabbiosa. Sono riconoscibili Budoni e Punta Sant'Anna. La costa in questo tratto è disseminata di scogli. Circa un miglio nord-est di Punta La Batteria, prestare attenzione allo scoglio Pedrami e ad altri più piccoli. A Posada, il castello della Fava è riconoscibilissimo. Venendo da nord, l'approdo della caletta è annunciato da Torre San Giovanni, cilindrica e bianca, immediatamente a nord del porto. Entrando in porto conviene stare al centro. Il lungo molo di sopraflutto protegge una vasta area portuale. Il porto è ancora in fase di costruzione e le imbarcazioni in transito possono attualmente ormeggiare lungo il molo di sopraflutto. Il ridosso è eccellente, ancora carenti i servizi. L'accesso al porto è sempre possibile, anche di notte.
Punta Santa Lucia è riconoscibile dalla torre cilindrica e grigia eretta proprio in riva al mare. A nord dell'isola Ruia si può trovare ridosso da venti del terzo quadrante. Il fondo di sabbia è buon tenitore. Capo Comino si allunga in mare terminando con una penisoletta rocciosa e bassa circondata da scogli e bassi fondali. Si deve navigare ad almeno un miglio da terra. Sull'estremità orientale del capo sorge il faro, costituito da un caseggiato bianco con torretta. Due miglia a sud di Capo Comino, gli scogli Cannazzellu ricordano che si deve continuare a stare larghi almeno un miglio. Punta Ginepro protegge la piccola insenatura a sud, Cala Ginepro, da Tramontana e Maestrale. È un buon ridosso con fondo sabbioso, buon tenitore. In vista, belle spiagge e pinete costellate di villette. Punta Nera, di colore più scuro della zona che la circonda, appare da nord-est bassa e lunga. Tutt'attorno scogli invitano a stare sempre ad almeno un miglio da terra. A sud-ovest di Punta Nera c'è la foce del fiume Cedrino, qui i fondali sono variabili. Punti cospicui sono il monte Tuttavista, alle pendici del quale sorge Orosei, col campanile dalla cupola nera. A nord della foce del Cedrino si può ancorare in un fondo mediocre tenitore. Dopo Punta Nera di Osalla, bassa e circondata di rocce, la costa diventa alta, selvaggia e molto suggestiva. Il porticciolo di Cala Gonone, perfettamente riconoscibile dal gruppo di case che lo circondano, è l'unico approdo sicuro del Golfo di Orosei per imbarcazioni da diporto e da pesca. I fanali d'ingresso hanno una portata di 3 miglia, ma l'accesso al porto è consigliabile solo di giorno e con tempo buono. I servizi sono modesti, ma in via di miglioramento. Si può trovare carburante in paese a 2 chilometri. Se si riesce a trovare una sistemazione sicura per la barca, una visita all'entroterra è un'esperienza unica.
Una delle mete più famose è sicuramente la grotta del Bue Marino, raggiungibile sia via terra che per mare. Deve il suo nome al fatto che qui si rifugiava un tempo la foca monaca prima di venire sfrattata dalla curiosità dei turisti. La grotta ha uno sviluppo di 5 chilometri. La parte visitabile su percorsi attrezzati è di circa 900 metri. All'interno laghetti, spiagge, stalattiti, stalagmiti danno forma a una scenografia naturale insolita e suggestiva. La chiesetta campestre di Subabbu Mannu, vicino a Dorgali, circondata da olivi secolari, è il luogo di una festa a fine maggio. Un paio di chilometri dalla chiesa c'è la grotta di Spinigoli, un'immensa voragine con al centro una stalagmite di 38 metri, considerata una delle più alte del mondo. La valle nella quale scorre il Cedrino è particolarmente fertile e ricca di ulivi, viti e mandorleti. Il villaggio nuragico di Serra Orios è composto da oltre 70 costruzioni divise in isolati con piazzetta e pozzo comune. I reperti archeologici trovati in questo e in altri scavi dei dintorni sono conservati al Museo Civico Archeologico di Dorgali, che a sua volta meriterebbe una visita. La tomba dei giganti Saena e Tomes, molto ben restaurata, è uno dei monumenti meglio conservati dell'antica cultura sarda. È in una bellissima posizione dominante, una valle verde e fertile. Il villaggio nuragico di Monte Tiscali, eretto all'interno di una rupe calcarea, è accessibile soltanto attraverso una fessura della roccia. Era sicuramente una posizione ben difendibile da aggressioni esterne, tanto da essere l'ultimo baluardo della civiltà nuragica a cadere contro l'invasore romano. La sorgente carsica di Su Gologone è la più importante della Sardegna. La chiesa di Santa Maria, nei pressi della sorgente e in posizione dominante, è circondata da ulivi e eucalipti. È piacevole scoprire quanto si riesce a conservare e a far apprezzare in materia di gastronomia, tradizione e artigianato. I cibi e piatti tipici sardi sono riproposti con orgoglio e squisita ospitalità. I cibi sono quelli legati alle attività in questa zona primarie, pastorizia e agricoltura. Il capretto e il porceddu cotti con mirto e alloro al forno o in buca. Il tipico pane carasau. Formaggi tra cui il pecorino. I dolci. Nelle cantine si possono gustare vini dagli aromi delicati e intensi. Thank you.
I monili in filigrana d'oro sono di squisita fattura. Bellissimi sono i bottoni amuleti del costume femminile, simbolo del seno materno, portatori di fecondità. Il costume tradizionale è realmente l'abito da cerimonia, sempre mantenuto in buone condizioni, pronto a essere indossato nelle numerose feste che i sardi fanno per se stessi e non per i turisti. Anche nella tessitura dei tappeti, le decorazioni sono quelle tradizionali e si rifanno alla caccia o alla guerra. Ma chi si impone con sudorata baldanza è la natura, lussureggiante o aspra e selvaggia. E anche la pastorizia qui in Sardegna ha caratteristiche particolari, a volte quasi epiche, e i caproni del Nuorese finiscono per assomigliare più ai bisonti dell'epopea western che alle pecore della pianura padana. Dall'alto di una collina il Nuraghe domina una delle numerose vigne da cui il tipico Cannonau.